Salute a tutti. È scoppiato il caso delle Ball Girls, come le abbiamo ribattezzate domenica sera, avendone scritte per primi di queste ragazze, che sono le ragazze dell'Antea Volley, delle giovanili dell'Antea Volley. E abbiamo la fortuna in casa di avere un ex presidente di una società di volley femminile, la Minetti Vicenza, Giovanni Coviello, e volevamo chiedergli cosa ne pensa di questa iniziativa che è stata adottata dalla nuova società di calcio, di utilizzare queste ragazze come raccattapalle a bordo campo Allora, e vestiti con abiti un po' succinti? intanto complimenti per averci entrato nel tiro di domenica, piuttosto che la partita che è stata abbastanza deludente, ma c'è tempo per vincere, ci auguriamo che il nuovo club di Vicenza possa tornare presto dove le compete. Ecco, la mia impressione è questa, il mio parere è questo. Intanto faccio il presidente, facevo il presidente e faccio il presidente, quindi mi metto nei panni della società Antea Volley. Mi viene chiesto di partecipare a un'iniziativa che può essere interessante di visibilità per il calcio a questo punto, perché il calcio vuole promuovere la sua immagine in un modo diverso, visto che c'è Rosso come presidente, quindi penso che sono maestri, dovrebbero essere maestri nel marketing, nella comunicazione. Io cosa chiedo in cambio? Chiedo in cambio semplicemente di avere io la visibilità come sport, quindi la pallavolo. E come club, quindi Antea e per i miei sponsor. Non mi risulta che ci sono state comunicazioni precedenti su questa iniziativa che evidenziassero che le ragazze delle giovani dell'Antea Volley partecipassero in quanto raccattapalle, né c'è stato, mi dicevi prima quando mi raccontavi un pochettino della serata, non ci sono neanche annunci da parte dello speaker per informare i presenti che quelle ragazze lì erano di una squadra di pallavolo, la maggior squadra di pallavolo in questo momento a Vicenza, che partecipava. Quindi dal punto di vista marketing direi che è stato un errore completo da parte dell'Antea Volley, che non ha preteso di essere messa in giusta visibilità, se così è successo. E sicuramente anche un errore di comunicazione, di questo mi meraviglio ancora di più, da parte del club, che avendo appunto un marketing di livello elevato, non ha saputo comunicare questo evento, esponendosi poi anche alla disinformazione. Nessuno sapeva chi fossero e di conseguenza è normale, anche se non simpatico, che poi ci si soffermi sugli aspetti estetici, su un sedere piuttosto che un altro, magari Esatto. vedremo anche in qualche immagine che ci viene presentata. Esatto, perché le polemiche successive del giorno dopo, dei giorni seguenti, sono state soprattutto per questa foto in particolare, perché ha fatto il giro del web molto maliziosa, scattata in modo Possiamo tornare malizioso. sull'immagine, diciamo Comunque, così. polemiche, il comunicato di Allora, risposta della società. cosa ha detto la società? E La società ha detto che sono abiti che usano abitualmente le ragazze. questo è corretto, cioè Ma che le ragazze usino questi abiti nella loro vita normale, lo sappiamo benissimo, e non c'è da meravigliarsi, fammi rispondere, cortesia. Ed è anche normale che in uno sport maschile ci siano, per esempio, l'abbiamo utilizzato anche noi ai miei tempi con la Minetti, abbiamo usato delle ragazze pompone, quindi come si chiama, tu che sei baschettaro, le cheerleader che poi il sono basket le ha ancora più. inventate, le cheerleader, sono ancora più discinte, diciamo, no? Più esteticamente attraenti. Quindi niente di male l'iniziativa di utilizzare immagini femminili esibite per la bellezza che hanno. Questo è tipico. Noi utilizziamo delle cheerleaders professioniste e ognuno è libero di fare come vuole. Però ritorno sull'argomento. Sicuramente i genitori avranno autorizzato il club a utilizzare le ragazze per fare quel tipo di attività, che ripeto, però negativo che non sia stato detto che era il volley di Vicenza, negativo che non ci sia stata una preparazione coreografica dell'evento, e negativo anche un'altra cosa, sempre parlo dal punto di vista della comunicazione. Se le ragazze del volley Vicenza o domani le ragazze di altri sport vanno in campo e indossano la maglietta della Diesel, che è lo sponsor, oltre che il padrone del Vicenza Calcio, ma perché il mio sponsor del club dovrebbe dare queste ragazze, dare in senso concedere l'utilizzo dell'immagine senza averne neanche un minimo di immagine? Perché su quelle magliette non c'era scritto Antea Volley, che è titolare, l'azienda che è proprietaria di quel club, ma anche lo sponsor. Sì, speriamo che anche alle ragazze sia stato chiesto se volevano Ma sicuramente sì, partecipare. non penso Quindi era sia arrivato a scelta questo livello di non chi chiedere. voleva partecipare a questa iniziativa. Però
Il discorso è che spesso in questi casi è scoppiata una polemica sui social, sulle discussioni tra la gente, sul fatto soprattutto degli abiti. In questi casi spesso intervenivano anche politici e delle politiche in particolare locali. Ma sì, ma parte da parte politica, scusa se ti prevengo, la tua domanda, che immagino dove vai a parare, ma noi ci occupiamo soprattutto di fenomeni sociali e quindi capisco una cosa. Allora, ripeto, una domanda è, premesso che va benissimo l'iniziativa delle cheerleaders, però le cheerleaders sono cheerleaders, quindi sono del club. Utilizzare delle ragazze di un altro club per fare le cheerleaders, niente di male, purché, ripeto, se fossi stato presidente io di questa società, purché venga evidenziata l'iniziativa a favore dello sport che pratica il club che viene invitato e a favore degli sponsor e del nome della società che concede l'utilizzo dell'immagine. Quindi questo qui è una, secondo me, è una inesperienza generale, mi meraviglia quella però di chi ha accettato di fare questa operazione qua. Sui commenti dei politici, io stenderei un velo pietoso perché i politici un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ti dicono un'altra. Io la risposta te la faccio scorrettamente con una domanda. Siccome l'Antea Volley è sponsorizzato dall'Antea, appunto, e appartiene all'Antea, l'Antea è un grosso broker vicentino che sta provando a riportare anche la. Che sponsorizza mille sport e sta cercando di portare anche la pallavolo ai vertici a cui immodestamente l'avevo portata io. Ecco, andiamo là, è il titolare, il referente è signor Marelli. Signor Marelli chi è? È il marito della senatrice, Beatrice. che si è messo una lunga carriera politica, Daniela Sbrollini. La domanda che faccio io è questa, che spesso si spende per le battaglie di attenzione all'utilizzo improprio dell'immagine femminile, io la domanda che farei a Daniela, e gliela faccio, è questa qui. Se ad ospitare le atlete fosse stato il Milan leghista o il Milan di Forza Italia di Berlusconi, e che se in campo ci fossero andate le atlete, che so, del Monza femminile di Serie A, vestite da cheerleaders, sarebbe rimasta silenziosa come nel caso della squadra del marito, oppure avrebbe protestato contro l'utilizzo improprio del corpo femminile? Non penso che tu mi possa rispondere, speriamo che Daniela e le politiche che sono abitu- e i politici che sono abituati a pronunciarsi su tutto, anche in questo caso, dicano cosa ne pensano. Bene, ringraziamo il direttore di Vicenza Più ed ex presidente del Menetti Volley e alla prossima occasione.